Finalmente coloriamo! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. La mostera è sempre alle mie spalle, ma sono in una casa tutta nuova. Sentite l'eco perché ancora è un po' vuota. Ve la farò vedere prestissimo, però prima mi premeva provare con voi, quanto è prrr, una confezione di nuovi colori che mi sono regalata non appena sono arrivata a Ravenna. Li ho comprati da Flying Tiger e sono dei marker con punta a pennello. Non ho potuto resistere, visto anche il prezzo molto basso, meno di 5 euro. Li abbiamo appena provati in un video precedente in cui vi ho fatto vedere come performavano in piccole campiture. Ma ora, che ne dite di creare qualcosa di più grande e di più complesso per vedere come colorano effettivamente questi colori? E allora, prima di passare sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte e Il grande libro del colore. I due libri in cui ho raccolto tutto, molta parte di quello che so sul mondo dell'arte. Nel primo trovate tutte le mie ricette per creare in maniera autonoma ma professionale tutti i materiali dell'arte, dalle paste modellabili alle colle, ai colori, a tanto altro. Nel secondo, tutto ciò che conosco sul colore, dalla loro composizione al come creare le tinte, al loro significato, al come utilizzarlo per veicolare bene il messaggio che vogliamo mandare. Quindi, tutto quello che c'è da sapere sul nostro amico colore. Ora però è arrivato il momento di provare i nostri marker e allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come funzionano. E come promesso, eccoci qui con i nostri super marker brush pen di Tiger per provarli dal vero. Allora, ecco qui la nostra gamma colori. Io da quando li ho acquistati poi non li ho più toccati, proprio per aspettarvi per creare qualcosa insieme a voi. E allora iniziamo subito. Farò un quadretto assolutamente pseudo astratto, quindi per adesso vado semplicemente a segnare quelli che sono i miei spazi da occupare, perché a noi interessa in questo momento scoprire proprio come colorano questi bellissimi colori che, per quello che sto facendo io, sono proprio adatti. Cominciamo quindi a colorare questi fiorelloni in maniera continuativa per vedere quanto regge il tratto. Come carta sto usando una carta per acquerelli, questa qua, l'Academy Watercolor di Bahong, che io compro su Shein, con cui mi trovo veramente bene. È una carta di buona qualità, 100% cotone, che non ha nessun tipo di sfrangiamento, come potete vedere, e vado a colorare le corolle di ognuno di questi fiori e tutte le foglie. Sono anche disordinata nel tratto perché voglio raccordare tutti i colori con una seconda passata. Ora vi faccio vedere. Do la prima passata. Ok, data la prima passata, come vi dicevo, cerco di appiattire la tinta dandone su una seconda. E poi, siccome questo rosso è troppo ingenuo, troppo puro, troppo
colore da bimbi, cerco di dare un tono ibisco aggiungendo il giallo, che in questa gamma colori è un giallo fluo, quindi da solo non mi piace minimamente, ma che unito agli altri colori tende a dare una brillantezza davvero molto bella e mi serve anche da medium per la tinta, miscelando assieme, vedete, tutti i colori, e viene fuori un rosso più aranciato, quindi più composito, che mi rende subito più interessante il lavoro. Prendo il nero e comincio a creare delle palle in maniera un po' scomposta, un po' come vengono, più grandi, più piccole, e poi tutto attorno vado a picchiettare, perché essendo ancora bagnata la mia carta, ricordiamoci che è una carta per acquerello, farà spandere ben bene il colore. Voilà! Passiamo adesso alla foglia. La divido a metà perché voglio dare una doppia cromia. Sto attenta a non accavallare troppo con il rosso e in questo mi aiuterà notevolmente la punta. Dopodiché vado di coloritura. Aggiungo il secondo strato del mio colore per abbattere un po' le zigrinature del passaggio e rendere tutto più piatto. Adesso dall'altra parte invece vado di marrone, perché come vi avevo detto questi colori comunque sono molto belli da sovrapporre per creare delle tinte di mezzo, dette anche mezze tinte. Riprendo il verde e ripasso su, creando un verde marcio molto profondo, è anche molto bello. Prendo anche il giallo fluo e lo ripasso su tutto per rendere ancora più verde da questo lato e ancora più forte la tinta da quest'altra parte. La carta mi consente di ripassare quante volte desidero, perché non si sfrangia una carta dell'acquerello per acquerello, e quindi voilà, ecco il mio tono di verde marcio perfetto. Continuiamo con un bel rosa fluo che naturalmente poi spezzeremo. Prendiamo l'arancio e ponendoci più o meno al centro del fiore coloriamo il centrale. Prendiamo il nero e picchiettiamo così la corolla. Adesso prendiamo il nostro bel giallo e ripassiamo su tutto. Bene, è il momento di ridefinirlo, creando un bel color pescato. Non vi preoccupate, il centrale adesso lo ravviviamo subito. E al centro del rosso. Sì, andiamo avanti e andiamo avanti con l'arancio. Anche qui
creiamo il centro e coloriamo tutta la corolla e poi cerchio in esterno, ok, metto un po' di giallo e cerchio ancora con l'altro colore. Alla fine anche con il suo arancio, che poi ripasserò di nuovo col giallo, un attimo per schiarirlo ulteriormente. Voilà. Il nero, che è l'elemento di forza del nostro coloratissimo disegno. Guardate il verde stabilizzato quanto è diventato bello. Questo verde lo rivoglio anche da quest'altra parte, quindi ristabilisco le proporzioni della metà, diciamo che ero stata troppo abbondante da una parte e troppo poco dall'altra. Tiro giù il verde, prendo il marrone. E ripasso, prendo il giallo e ripasso, prendo il verde e ripasso. Quindi vi faccio vedere come un pennarello non è solo il colore contenuto nel suo astuccio, ma può diventare molto molto di più. Bene, facciamolo assestare e qui metto questo perché voglio un po' virare i colori. Ne passo tra l'altro due mani, quindi ne faccio un tono convinto, quindi prendo il mio verde. E ripasso a righe. Ma che bello! Ora non vedo l'ora di usare lui, quindi lo uso. Anzi, proprio il bello è il rinfrancare il colore dopo averlo dato, per far scomparire i tratteggi. E voi direte, ombretta, sì, tutto quello che vuoi, ma questo non è blu. E lo so, infatti adesso aggiungo anche questo. E poi, per arrivare a tono, ritorno su con questo. Beh, e ora è blu. Quindi. E adesso riprendiamo il blu. Più voglio il blu profondo, più scurisco col violetto. E poi, naturalmente, devo ripassare col blu. E più andrete a intensificare, meno evidenti saranno le righe di rilascio del colore, i tratteggi.
E abbiamo finito. E guardate, la stabilizzazione dei colori come ha reso evidenti alcuni passaggi. Guardate il giallo sul fucsia, quanto è diventato pazzesco, tant'è che io adesso qui ripasso i bordi e lo ripasso su tutto, cioè voglio riportarlo a quel pesca che era, quindi ripasso dolcemente senza calcare troppo. Voilà, ed il gioco è fatto. Adesso ecco qui tutto il lavoro finito con questi semplicissimi pennarelli da poco più di 5 euro presi da Tiger. Colori intensi, vibranti e super flashati per un quadretto naif davvero carino che ornerà la mia nuova casa di Ravenna, perché ho bisogno di colore, ragazzi. Consigliati? Sì, devo dire che il rapporto qualità-prezzo è proprio a loro favore. Ma che carino! Eccolo qui! Easy, facile facile, bellino bellino, super colorato. Vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Allora, che dire, si sono comportati molto bene, soprattutto in virtù del loro prezzo ridottissimo. Direi che possono supportare anche lavori un po' più adulti. Quindi ne vale la pena comprarli? Sì. Hanno una punta super flessuosa da pennello che ci permette di fare una brush lettering perfetta? No, ma hanno una bella campitura colore, un bel rilascio del colore omogeneo che ci permette di fare dei disegni molto morbidi e molto colorati e avvolgenti. Attraverso la sovrapposizione delle tinte poi si permette di ampliare la gamma cromatica e quindi avere una molteplicità di tinte che non sono presenti in confezioni. Promossi, ma naturalmente bisogna saperli usare. E quello vi ho fatto vedere io come si fa. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, venitemi a trovare anche su tutti i miei altri social. Ombretta è il mio canale di lifestyle, Due Cuori Una Cappa è il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, ma vi aspetto anche su TikTok, Instagram, Pinterest, Facebook come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Prestissimo ricominceranno i corsi di Arte per Te, quindi ultime battute per le iscrizioni, se volete vi aspetto tutti. Numerosi, chiedetemi informazioni tramite messaggi privati su Facebook e vi dirò come iscrivervi. Ora basta parlare, andate a colorare. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!